Amici, ben ritrovati, pagina sportiva del nostro telegiornale. Sono terminati questa mattina i tagliandi a disposizione dei tifosi bianco-azzurri che domenica prossima vorranno assistere alla big match della terza giornata del campionato di Serie D tra Barletta e Brindisi. 600 i biglietti che la società barese aveva destinato alla tifoseria brindisina sono volati via in meno di 24 ore. Segno tangibile dell'entusiasmo che c'è in città, ma anche dell'importanza di questo attesissimo match. E allora, iniziamo proprio da questo dato, il primo servizio del nostro telegiornale. Non ci sono più biglietti. I tagliandi del settore ospiti dello stadio Puttilli di Barletta sono andati a ruba. Oltre 600 volati via in 24 ore. Super lavoro per i responsabili dei club di tifoseria organizzata. Non ci sono dubbi, Barletta-Brindisi sarà uno spettacolo anche sugli spalti. Lo stadio barese potrebbe contenere teoricamente 15.000 persone, ma la gradinata centrale, della capienza di 10.000 posti, è inagibile da tempo. Solo 5.000 in tutto, dunque, i posti disponibili, anche se questa sera è prevista una riunione a Bari durante la quale la società ospitante farà un ultimo estremo tentativo per ottenere l'agibilità di almeno una parte della gradinata. Agibilità che avrebbe valore solo ed esclusivamente per questa partita. In via del tutto eccezionale, insomma, il sodalizio bianco-azzurro vorrebbe comunque ottenere almeno altri 5.000 posti per una gara che in città attendono da anni. Se questo non dovesse avvenire, migliaia di persone rimarranno fuori dallo stadio ed è questa la preoccupazione maggiore delle forze dell'ordine. Si teme infatti che molta gente si presenti fuori all'impianto senza biglietto, pretendendo di entrare ugualmente. I problemi non mancano dunque, anche se proprio per evitare disordini è stato disposto un super servizio d'ordine dalla questura di Bari in collaborazione con quella di Brindisi che scorterà i supporters bianco-azzurri sin dalla partenza. Eppure il costo della trasferta non era dei più agevoli, 15 euro per un posto in pullman più 7 euro per il biglietto d'ingresso, un sacrificio non indifferente per i ragazzi brindisini, molti dei quali senza lavoro, ma che evidentemente per nessuna ragione al mondo avrebbero accettato di saltare un appuntamento così importante. Dunque, tra meno di 48 ore, Barletta e Brindisi si daranno battaglia e i supporters bianco-azzurri, oltre 600, cercheranno di spingere la propria formazione verso un'importantissima vittoria. Dunque, avete sentito, non ci sono più biglietti per il settore ospiti dello stadio Puttilli di Barletta. La situazione è complessa. Teoricamente l'impianto di gioco barese potrebbe contenere 15.000 persone, ormai da anni, però la gradinata centrale della capienza di 10.000 posti è inagibile. La società barese sta facendo il tutto e per tutto per ottenere l'agibilità per almeno altri 7.000 posti solo per la gara di domenica prossima. È chiaramente difficilissimo che le autorità possano autorizzare una cosa del genere, anche perché se è inagibile, chiaramente è inagibile sempre l'impianto. Questi gli ultimi dati per quanto riguarda gli aspetti legati al mondo della tifoseria. Contestualmente la squadra si sta preparando, non senza disagi, per questo delicatissimo match. Ieri partitella contro la Juniores sul campo della Torretta, perché sapete si sta preservando il manto erboso del Fanuzzi, chiaramente provato dall'abbondante pioggia caduta in settimana sul capoluogo. Sentiamo. Non sarà una sfida come tutte le altre. Il Brindisi sa bene di non dover steccare la partitissima di Barletta se si vuol far traboccare di gente il Franco Fanuzzi nella prossima sfida interna. La squadra si sta preparando con grande scrupolosità. Il maltempo che si è abbattuto su Brindisi ha provocato non pochi disagi. Mercoledì scorso Verolino e compagni furono costretti ad allenarsi su un campo di erba sintetica affittato dalla società di Via Duomo. Ieri i calciatori si sono trasferiti sul campo della Torretta per la solita partitella infrasettimanale contro la Juniores. L'allenatore siciliano negli ultimi giorni ha più volte mischiato le carte, anche se in linea di massima sembra sia intenzionato a riproporre lo stesso 11 che ha strapazzato l'Ebolitana domenica scorsa. Falconieri ha vinto il ballottaggio con Di Domenico per la zona offensiva. Quest'ultimo dovrebbe subentrare nella ripresa. Particolare attenzione è stata prestata ai movimenti dei terzini e dunque alla difesa. Le fasce infatti potrebbero essere il punto debole di questo Brindisi. Cassi ed il suo staff, tutto sommato, sanno bene che il Barletta non è il Lavello ed allora saranno applicate misure speciali per tenere a bada Prisciandaro e Parente. Corazzini e Bianconi avranno il compito di non farli neppure respirare, anche se in realtà neppure mister Chiricallo potrà dormire sonni tranquilli dal momento che i suoi difensori dovranno
dovranno vedersela con gente del calibro di Verolino, Mitri e Falconieri, per non parlare delle bombe di mangiapane. Ed a proposito dei tiri dalla distanza, il Brindisi dovrà provarci il più possibile con le conclusioni da fuori area, considerando le capacità balistiche dei calciatori bianco-azzurri. Il Barletta dal canto suo, dopo la sconfitta interna rimediata mercoledì in Coppa Italia con il Noicattaro, che ha avuto la meglio vincendo 2-1, ha ripreso oggi gli allenamenti, semplice seduta di scarico per gli uomini impegnati nell'incontro di Coppa, mentre lavoro atletico per chi ha assistito soltanto in veste di spettatore al match. Contro il Brindisi tutta la rossa dovrebbe essere a disposizione del tecnico, ad eccezione dell'infortunato Rizzi, da un mese fermo ai box ma sulla via della completa guarigione. Arbitrerà l'incontro il signor Leonardo Corradini, coadiuvato da Abbondanzieri e Ridolfi. Fischio d'inizio alle ore 15 con Radio Cronaca in diretta su Studio Centoradio a partire dalle ore 14.50. Peccato che tantissimi tifosi non potranno assistere a questo match, che avrebbe meritato sicuramente una vetrina e un impianto più ampio, perlomeno che lo stadio barese fosse agibile in ogni ordine e in ogni settore. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, a tra poco. Taxi Brindisi, corse urbane ed extraurbane, 0831 59 79 01. Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Studio 100 TV, soluzioni pubblicità e marketing, 0831 52 11 17. Domenica inizia il campionato di Serie B d'eccellenza di basket, esordio in trasferta per la Prefabbricati Pugliesi Brindisi, che sarà impegnata sul parquet di Osimo. In questi giorni con grande cura si sta preparando la formazione bianco-azzurra, gli ordini di coach Trullo, ieri allenamento nel palazzetto di Via Castello. Sentiamolo, il microfono di Maria Di Filippo. Mancano pochi giorni all'inizio del campionato, prima avversaria l'Osimo, una squadra tra l'altro che abbiamo già incontrato in Summer Cup. Non è tra le favorite per il salto di categoria, almeno sulla carta, comunque presenta un roster di tutto rispetto. Coach, ci presenti l'Osimo? Sì, come dici tu, è una squadra buona che l'anno scorso ha fatto la finale, ha cambiato parecchio, ma 3-4 giocatori sono ancora quelli dell'anno scorso. È una squadra completa, una squadra che ha lunghi che tirano molto bene da tre e quindi mettono molto in difficoltà i nostri lunghi come Camata, che si trova meglio a difendere in mezzo all'area, e poi ha dei giocatori esterni come Ryan Bucci e Macchiniz che hanno molti punti nelle mani. Una squadra molto difficile da incontrare, secondo me abbiamo fatto più fatica a battere Osimo che a giocare contro Casal Pusterlengo in questa occasione. Poi chiaramente qualitativamente parlando Casal Pusterlengo è molto meglio rispetto a Osimo. Attualmente qual è la condizione atletico-tattica della Prefabbricati? Sì, dal punto di vista atletico non siamo al meglio, abbiamo un'assenza grave che è quella di Livecchi, che stava entrando molto bene in questa settimana nei nostri schemi e cominciava a sentirsi bene anche fisicamente, e poi abbiamo ancora Salvatore Leo fuori, quindi adesso dobbiamo fare di necessità virtù. Siamo in sette probabilmente, anzi senza probabilmente sarà convocato Sardano, e quindi giocheremo al massimo delle nostre possibilità. La squadra sta giocando abbastanza bene, sono soddisfatto soprattutto delle finali in Summer Cup. Dal punto di vista tattico, chiaramente avendo meno giocatori posso preparare un po' meno cose, però insomma ci stiamo sforzando e penso e spero insomma di essere pronto per la partita di Osimo. Proprio a seguito dell'infortunio di Livecchi, come riparerà? Partirà con Cattabiani 4 oppure nello starting five direttamente Mocavero e Camata? Dobbiamo ancora decidere questo, abbiamo tutte e due le situazioni
situazioni tattiche, tecniche da poter affrontare. Posso partire sì, come dici tu, con Tabiani da 4 e sia con Mocavero. Vedrò, ci sono ancora un paio di allenamenti e deciderò solo domenica come entrare in quintetto. E ora sentiamo le dichiarazioni del presidente della Prefabbricati Pugliesi, Antonio Corigliano, intervistato sempre da Maria Di Filippo. Conto alla rovescia per l'inizio del campionato di Serie B di eccellenza. Gianluigi Corigliano, dirigente e accompagnatore, come sta vivendo la squadra questa attesa? Ma sicuramente con la giusta tensione in vista di un impegno importante, quale quello di domenica e poi per tutto il campionato. Ci attende una stagione lunga, difficile, però siamo consci e consapevoli di aver allestito una squadra che potrà competere per le primissime posizioni. Durante l'allenamento i giocatori sono estremamente concentrati, questo significa che c'è la giusta attenzione. Nella prima partita si affronta l'Osimo. Sì, ottima squadra, l'abbiamo già affrontata in Summer Cup sabato scorso a Pistoia e personalmente mi ha destato una buona impressione. È una squadra che fa del gioco collettivo la sua forza, ha delle individualità di spicco come Ryan Bucci, come Rezzano. Abbiamo la fortuna che non ci sarà Calbini, però è una squadra ed è un collettivo da temere. Parliamo dei tifosi che sono numerosi ogni giorno a seguire gli allenamenti. Ma sono il sesto uomo e sono convinto che non ci faranno mancare il loro apporto, come del resto è stato nella scorsa stagione. Ho ancora in mente l'immagine di Treviglio quando erano in 500 a gioire con noi e alla fine a piangere con noi. Intanto la tifoseria organizzata sta già preparando la trasferta. Sì, so che hanno già organizzato dei pullman per Osimo. Niente, io non finirò mai di ringraziarli per l'apporto che ci danno, anche morale quando le cose magari non vanno per il verso giusto. Lo ripeto, è il nostro sesto uomo e ne andiamo orgogliosi. Personalmente posso affermare che dove andiamo siamo presi da tantissimi complimenti, riceviamo sempre tanti complimenti proprio per la loro correttezza e per il loro calore. Ovviamente era Gianluigi Corigliano, dirigente della Prefabbricati Pugliesi. Brindisi, avete sentito nell'intervista di Maria Di Filippo anche che si sta organizzando la trasferta per raggiungere Osimo. In ogni caso ricordiamo che Osimo Brindisi sarà trasmessa in diretta su Studio 100 TV a partire dalle ore 17:45 e sarà irradiata su tutta la rete di Brindisi, Lecce e Taranto. Pubblicità. Possibile con Nuova Arredo. Da Nuova Arredo la convenienza è ancora più conveniente. Non ci credete? Guardate e ascoltate. Divano angolare 1150 euro. Cucina completa 2890 euro. Sala da pranzo completa 2250 euro. C'è qualcuno che può darvi di più? Nuova Arredo, Francavilla Fontana, Surbo, Surano, Modugno, Monopoli e Taranto. Infoline 0831 81 3601. Il partner ideale per il tuo ufficio? Stile Arredo, per arredare ogni ambiente di lavoro in un perfetto equilibrio tra funzionalità e comfort. Operiamo dal 1993 con consulenza in loco e progettazione personalizzata, proponendovi una vasta gamma di soluzioni in esposizione nel nostro showroom. Stile Arredo di Carmelo La Volpe. Arredamenti per uffici, negozi e complementi per la casa in via Roma angolo via Silvio Pellico a San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 099 592 76 64. Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Studio 100 TV, Soluzioni Pubblicità e Marketing 0831 52 11 17. San Vito De Normanni si appresta a vivere un'altra importante avventura nel campionato di volley e ieri è stata presentata la Stamplast. Sentiamo.
Importante realtà del campionato di pallavolo femminile di Serie B1, la Stamplast San Vito, che questa sera si presenta alla stampa. Innanzitutto l'organico di quest'anno, Presidente. È un organico fatto rinnovato, quasi totalmente rinnovato, ci sono giocatrici nuove, chi arriva dalla Serie A1, chi arriva da altre realtà di A2. Chi da B1, insomma l'organico è fatto per fare bene, per tentare di fare bene. Tra l'altro abbiamo un fardello sulle spalle che è quello dell'anno scorso, siamo arrivati ai play-off a un passo dalla Serie A e ce la siamo vista sfuggire per un destino diciamo negativo, ecco. Quindi quest'anno ci riproviamo, certamente siamo una squadra, quest'anno un organico che sarà guardato da tutti come una squadra che deve fare per forza risultato. Questa cosa ci sorprende un po' da un lato, ci mette un po' di brividi dall'altro, però noi ci tentiamo. Cosa deve insegnare l'esperienza dell'anno scorso? Molta umiltà, come al solito, è stata e lo sarà finché ci sarò io a rappresentare questa gloriosa polisportiva, ma anche tutti coloro i quali coadiuvano il sottoscritto, mi riferisco soprattutto agli sponsor, ai collaboratori e ai dirigenti. L'umiltà non ci deve mai mancare, dobbiamo rimanere, come si suol dire, con i piedi per terra sempre, perché abbiamo costruito in questi anni, in 18 anni di attività, abbiamo costruito successi mettendoci sempre in prima linea e ogni giorno rimettendo a quello che il destino che ci offre sostanzialmente, ma soprattutto il nostro impegno, la nostra passione deve essere sempre una passione semplice, mai artefatta, perché se no non si va da nessuna parte. Quali sono gli obiettivi della squadra? Dicevamo prima che probabilmente ci guardano dall'alto, perché si aspettano un po' tutto, l'ambiente si aspetta, diciamo l'ambiente che conta della pallavolo si aspetta molto dal San Vito. Possiamo dire quindi il salto di categoria ufficialmente? No, ufficialmente non lo diciamo, diciamo che comunque noi tenteremo di fare bella figura, è ovvio che dobbiamo guardare in un'ottica di professionismo, perché non ci possiamo nascondere dietro un dito, abbiamo costruito una squadra tendenzialmente verso il professionismo, se andrà come ci auguriamo festeggeremo il 14 di maggio la nostra promozione, anzi dopo il 14 di maggio, considerato che dovremmo comunque fare i playoff. Se così non sarà, noi saremo qui e vi invito già da ora a ritornare l'anno prossimo di questi tempi per ripresentare un nuovo organico. In bocca al lupo al presidente Sabatelli e alle sue ragazze per una stagione che si preannuncia veramente eccitante. Era l'ultima notizia del nostro 100 Sport. Roberto Ingenito, Davide Campanelli, Alessandro Colavito e Dario Spagnolo hanno curato la parte tecnica del nostro telegiornale. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Come sempre vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.